amici della Pogonatomia, ci vediamo oggi di mercoledì. Strano, no? Perché? Perché faccio una premessa meteorologica, mi vedete con dei pennelli in mano, ma... Allora, praticamente, cosa succede? Che molti di voi, due cose sono successe, diciamo, due ragionamenti che... Molti di voi mi hanno chiesto delle cose specifiche. Ad esempio, ecco perché siamo qua oggi, mi hanno chiesto di spiegare come gestire i pennelli, come attivarli, come pulirli, come riporli, insomma, i vari tipi di pennelli. E poi mi sono reso conto che certe cose, le spiegazioni, se fatte in rasatura da domenica, allungano, dilatano troppo la lunghezza del video, magari giustamente voi vi stufate. Perché un video di 45 minuti o 40 minuti o 35 minuti è lungo. Ecco, diciamo così. Allora, io se posso, purtroppo io settimana, purtroppo lavoro, cioè, per fortuna lavoro, insomma, purtroppo per fortuna, diciamo così. E, comunque, non avrò tempo. Se riesco, però, qualche volta, ad esempio, per qualche recensione di rasoi, per particolari, per qualche spiegazione tecnica che mi viene chiesta, se posso lo faccio, come oggi. Mi sono reso conto domenica scorsa che la recensione del Q-Shave parte non avrebbe meritato magari un discorso più ampio, e allora cerchiamo, se possiamo, di fare qualcosa di più. Non garantisco nulla, però cioè, domenica un conto, gli altri giorni è diverso, quando posso lo faccio, lo farò. Pennelli, allora, mi sono chiesto appunto come si gestiscono, ma dimmi, ma di qua, di là, come si lavano, come si mettono a posto, no? Allora, partiamo dall'ABC. I pennelli sono sostanzialmente di tre tipi, più due tipi un po', diciamo, di nicchia. Allora, parliamo di sintetico. Qui abbiamo un DS Cosmetic Capitan con la geometria variabile, sintetico. Quindi. Abbiamo il tasso. Qui abbiamo un Simpson The Colonel Best Badger, tasso di varie qualità, può essere Best Badger, può essere Silver Tip, può essere Manchurian, può essere tasso nero, insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. E abbiamo il maiale, maiale tradizionale, abbiamo qua un Omega 48 che diciamo è il maiale per antonomasia praticamente, quindi è quello dei barbieri, quello che insomma il pennellone che tutti quanti noi possiamo acquistare in qualsiasi supermercato anche, insomma, pennello eccezionale ma di basso costo ma di grande resa. Allora, partiamo da come si attivano. Tanti parlano di rodaggio del pennello. Io dico che non bisogna usare questo termine. Perché rodaggio richiama qualcosa che si fa una volta, no? E poi non si fa più. Compro la macchina, adesso tra l'altro le vendono già rodate. Una volta compravi la macchina, tu per un po' di chilometri non potevi superare un certo numero di giri, si diceva, no? Stai basso perché sei in rodaggio. Passati i 1000, non mi ricordo più quanti erano, 2000, 3000 chilometri, potevi andare anche a tutta manetta, per tutta la vita dell'automobile. Col pennello non è così. Perché? Perché un pennello, quando viene attivato e va attivato, poi può disattivarsi, se non lo utilizziamo per tanto tempo. E a quel punto va riattivato, ma sicuramente ci vorrà meno tempo, ma va riattivato. Quindi praticamente il pennello ritorna quasi allo stato, diciamo, originale, e va riattivato, rimesso in funzione, proprio, no? Quindi non parliamo di rodaggio del pennello, ma parliamo di attivazione del pennello. Partiamo dal sintetico. Beh, più semplice, perché è plastica. Cosa faccio? Come lo gestisco io? Quando arriva un sintetico, shampoo, balsamo, una lavata, tanto per togliere quel, no, l'imballaggio, l'odore di imballaggio, insomma. Dopodiché si asciuga anche con una salvietta, sentite che si asciuga anche così, non è un problema. Posso farlo vedere qua, io lo bagno, faccio proprio una stupidaggine, no? Qua è bagnato, vedete, due scrollate, adesso non posso farvi vedere perché sennò si bagna la telecamera. Dopodiché, bagnato, ecco, guarda, faccio così, ed è asciutto, ecco, perché è plastica. Quindi ha i vantaggi del sintetico, no?
anche ovviamente limiti e vantaggi il sintetico, cioè, però è reso asciutto, quindi non c'è problema. Quando lo utilizzo, io lo metto a bagno un minuto in acqua tiepida, non calda, perché sennò rovina le setole, per ammorbidirlo un po', questo sì, anche sintetico, però facile, no? Questo qua non è un problema. I problemi iniziano ad arrivare con il pelo animale, chiaramente. Allora, dicevamo il maiale è il più forse laborioso da attivare. In particolare Omega 48, che è un pelo molto, molto di grande resa, ma che chiede un'attivazione, diciamo, importante. Cosa faccio io per attivare un pennello? Questo vale sia per il sintetico che per il tasso, ma con modalità diverse, cioè si fa sostanzialmente la stessa cosa, ma in maniera un po' diversa. E vi spiego, provo a spiegarvi come faccio io in maniera parallela. Arriva il pennello a casa, lo andiamo a comprare, arriva tramite internet, quello che volete. Prima cosa che faccio, sia col pennello di sintetico, ormai sono veramente fuso, di maiale che con il tasso, è quello di metterlo a bagno. Io quando il pennello è nuovo, una notte gliela faccio fare a tutti. Anche se alcuni dicono, ma il maiale di più, il tasso di meno, sì, ma la prima notte io gliela faccio fare a tutti. Acqua tiepida e non bollente anche qua, perché non dobbiamo scioccare il pelo. Se possibile, non è che dovete metterla a sveglia, perché io faccio. Magari vi capita di alzarvi di notte per andare a bere, cambiate l'acqua e mettetela tiepida, meglio. Dopodiché, parliamo del maiale. Ci svegliamo al mattino con il nostro maiale che sarà ancora in acqua. Lo tiriamo fuori e sentiremo un odore di pelo animale, molto forte, no? Potremmo sentirlo. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, dopo aver ovviamente fatto l'idratazione, fare un primo montaggio a vuoto. Quindi, ciotola. Una crema da barba soffice, consiglio una crema magari mentolata, anche con un buon profumo. E noi montiamo, facciamo un montaggio. Sarà duro ancora il pennello, eh? Facciamo un montaggio, dopodiché cosa facciamo? Invece di insaponarci il viso, lo facciamo sulla mano. Io sto simulando, chiaramente, no? Montiamo, 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 insaponiamo bene la mano, in modo che il pennello si adatti, il pelo si, come dire, inizi a prendere, no? L'abitudine. Col maiale possiamo fare di tutto, movimenti circolari, spingere. Insomma, stressatelo pure il maiale, non è un problema. Un buon maiale regge, anzi, chiede lo stress, no? Dopodiché, il mio consiglio qual è? Con il pennello bello pieno di crema, lo si rimette nel bicchiere, in questo caso non un bicchiere, ma facciamo finta che sia un bicchiere, no? In acqua tiepida, e lo si lascia di nuovo a bagno. Attenzione, con la crema tenderà a galleggiare. Allora mettete sopra un peso, un qualcosa, per tenerlo giù. Non, nel bicchiere sta, insomma, abbastanza bene. Un piccolo sostegno. Tasso, stessa cosa, con una differenza che il tasso è delicato, quindi il tasso non sopporta e non gradisce movimenti circolari, ma orizzontali e verticali. Quindi io consiglio di fare la stessa cosa col tasso, montaggio però delicato, no? Non stressatelo, non spingete, non fate particolari cose. E fate però un montaggio anche qua simulato sulla mano, leggero, quindi orizzontale, verticale, no? Perché non dico, disconsiglio di fare di forzature? Perché se non molto molto delicato, cioè delicato comunque, rischio che si rompa. Ecco perché va idratato, ma anche il maiale, vanno idratati questi pennelli per evitare la rottura della fibra, no? Che se è secca tende a spezzarsi. Quindi il tasso, anche il tasso, no?
E poi lo si mette anche lui a bagno per prendere bene l'odore. Ora, mettere il tasso, dopo 5-6 di questi procedimenti che io vi ho illustrato, dovrebbe essere a posto, potete già iniziare a usare sul viso, 3, 4, 5 montaggi a vuoto. Il maiale, almeno secondo la mia esperienza, parliamo di Omega 48, ma ci sono anche altri maiali, ad esempio il grande Semog. No? Questo ad esempio non è attivato, è da riattivare volendo. Il maiale tende a chiedere molto più lavoro. Quindi il maiale almeno una settimana, non è 48. Io ho avuto questa esperienza qua. 2 o 3 volte al giorno, mattina, sera, se siete al lavoro, ovviamente. Idratazione, quindi nell'acqua un qualche ora. Montaggio a vuoto, strofinamento e poi sciacquare, scrollare, far asciugare, rimettere in acqua finché non sentite che l'odore è andato via, che non profuma solo più di prodotto e che soprattutto si apre. Lo vedete, cioè quando il pennello è attivo lo vedete perché diventa, si apre, non, è morbido, è umidiccio, mantiene un'umidità di base, no? E può essere usato tutti i giorni. Ora, regola generale, quando usiamo un maiale la mattina, la sera prima mettiamola a bagno. Costa niente e allunga la vita del maiale e rende assolutamente molto me rende meglio il risultato. Anche se attivato. Tasso non serve tutta la notte, basta mezz'ora. Però anche questo va idratato, perché sia bello aperto, bello morbido. Acqua, idratazione, stiamo parlando di wet shaving, della sola bagnata. Anche il pennello deve essere umido, perché se no è un problema. È un problema per il pennello, è un problema per noi che abbiamo un risultato sulla pelle non soddisfacente. Questo vale anche ovviamente per le due, diciamo, categorie un po' di nicchia, che io una ce l'ho, una no. Uno è l'ibrido. Questo è ibrido, tasso maiale. Mi piace molto perché ha una sensazione pungente, però quel pungente che fa piacere, no? E poi il cavallo, anche io non ho il cavallo, quindi non posso dirvi, però anche questo va utilizzato in questo modo. Anzi, necessitamente essere un rodaggio importante per una questione appunto di dare profumo, insomma, di trattare bene il crine. Parliamo di invece pulizia. Che è la cosa che mi è stata chiesta anche, la pulizia, ma come li puliamo? Pulizia di base. Allora, finita la rasatura, acqua tiepida, non bollente, perché veramente se è bollente ti rovina. Sciacquare bene. Una banalità, ma non così, cioè, sotto, no, proprio andare proprio con le mani a eliminare i residui di sapone e far arrivare l'acqua, io faccio così, no? Immaginatevi che qua ci sia il rubinetto con l'acqua che scava e poi io scolo, no? Quindi andare con l'acqua tiepida a pulire bene. Se non siamo sicuri, riempiamo una ciotola di acqua tiepida e spingiamo, faccio vedere, questo non è tanto, questo è un pennello. Adesso questo va fatto con delicatezza però, eh. Se non siamo sicuri che sia pulito bene, riempiamo la ciotola di acqua tiepida, no? Io spero che si veda perché non posso fare. E poi spingiamo giù. Lo apriamo. Questo è il maiale in particolare, no? In modo che l'acqua penetri fino al nodo. E qua collerà, però ve lo faccio vedere senza acqua. Una cosa del genere. Ecco, una cosa del genere. Adesso non si apre bene perché questo qua non è tra l'altro attivato bene, cioè non lo so, è così, no? A ventosa, piano, senza spingere troppo, però in modo da. Vedrete che se è rimasto nel sapone, l'acqua diventerà bianca, no? Quindi acqua tiepida, poi si scola e si mette ad asciugare. Stessa cosa col tasso, ma con molta, molta cautela. Il tasso va trattato con i guanti. No? Quindi anche il tasso, acqua tiepida, possiamo piano fare così.
ventosa, piano piano, però, perché sennò si rovina. E togliamo via il sapone, il grosso, che è poi il 95% del sapone. Se lo facciamo bene, non abbiamo bisogno di grandi pulizie poi periodiche. Ma mettiamo caso che ci troviamo di fronte a un pennello veramente sporco. E allora che cosa facciamo? Ma io ho un consiglio. Io ho un consiglio che è come faccio io. Poi magari è sbagliato, ma non sbagliato, perché funziona. Magari con altri usano un altro metodo. Io quando il pennello, magari trovo un pennello che si è incrostato, no? Due gocce di detersivo per i piatti. E poi acqua tiepida e a quel punto faccio un'insaponatura con l'adesivo per i piatti. Due gocce e non di più, perché sennò è aggressivo. Poi, se l'incrostazione va a toccarmi il nodo, cosa faccio io? Con uno spazzolino apposito, come con il rasoio, vado con l'adesivo per i piatti facendo attenzione a non rovinare il pelo, a lavorare sul nodo. Se c'è incrostazione di sapone, in questo caso non c'è, ma io faccio simulo. Una volta finito questo processo, questo shampoo con l'adesivo per i piatti, che sgrassa proprio, no? Andiamo a sciacquare molto bene con acqua tiepida e poi andiamo a mettere a bagno per, sempre in acqua tiepida, cambiata ovviamente, per una mezz'oretta. Alla fine di tutto questo io uso shampoo e balsamo per togliere via l'odore dell'adesivo per i piatti. Shampoo e balsamo, quelle soluzioni due in uno, no? Ecco, va benissimo. Stessa cosa io faccio con il tasso, ovviamente prestando molta, molta, molta più attenzione. Perché il tasso è più delicato, siamo sempre lì. Cioè, il tasso è un'altra cosa. Col tasso mai spingere troppo, mai fare movimenti bruschi, mai, se vogliamo conservarlo, insomma, in un certo modo. Poi ci sono anche dei rasatori che col tasso fanno il face lettering con movimenti circolari. Non muore nessuno, però è un tasso. Non dobbiamo sapere che c'è il rischio che ci rimanga che, di fare dei danni al pennello, è ovvio. Poi, ripeto, nulla vieta di farlo. Il consiglio è, se volete un face lettering, ad esempio un face lettering fatto in maniera, uso un inglesismo, cosa che non è da me, strong, o un sintetico, oppure ad esempio il Semog, no? Che è al pelo corto, fatto, no? Si può fare di tutto. Io eviterei il tasso, però ognuno è libero, voglio dire, di fare quello che vuole con i suoi strumenti, sapendo però che un conto è fare un'operazione con il maiale, un conto è fare con il tasso. Quindi mi ha parlato della attivazione del pennello. Abbiamo parlato della idratazione del pennello per la rasatura, abbiamo parlato della pulizia del pennello. Mi hanno anche molti chiesto, ma tu quale preferisci? Vi dico la mia. Io non amo particolarmente i tassi. E non per questioni etiche, perché questo tasso qua, io lo ragiono così, magari. Non voglio scatenare polemiche con gli animalisti, questo è già, vuol dire, morto, cioè non è che io lo ammazzo se utilizzo un tasso. Mi spiace che ci siano degli allevamenti di tassi intensivi e mi auguro che un giorno non ci saranno più, ma se io, cioè, è il discorso della carne, no? Cioè io su quello non sono d'accordo, però non è che se io mangio un pezzo di prosciutto sono un assassino, secondo me. Voglio dire, possiamo fare un discorso in generale, ma nello specifico c'è il tasso, bene, lo uso. Ma non mi piace proprio, cioè nel senso che non lo ritengo così. Io personalmente mi rendo conto che tanti rasatori che conosco invece adorano i tassi. Non lo ritengo particolarmente piacevole, mi limita perché mi fa solo fare movimenti orizzontali e verticali. Non mi dà soddisfazione, insomma, come mi dà il maiale. Un maiale ben rodato
E ripeto, ne tiro fuori due. L'Omega 48, eccezionale, da barbiere proprio, no? Che proprio fa lo scrub alla pelle, no? E il Semog 820, anche questo qua consigliatissimo, no? Consigliatissimo. Io lo trovo eccezionale. Così come apprezzo molto questo particolare modello che è un misto maiale tasso, che insomma, quel pungente piacevole. In alternativa, i nuovi sintetici. Noi abbiamo nuovi pennelli sintetici, come questi, ad esempio, che sono eccezionali, che sono veramente, hanno raggiunto dei livelli che sono superiori, secondo me, a tanti tassi. Non a tutti, a tanti tassi. Io personalmente, in questo momento, o maiale o sintetico. Questa è la mia opinione. Poi ripeto, ci sono tassi eccezionali. C'è questo che io adesso qua vi ho parlato di mano, posso, voi li conoscete perché sono quelli che uso. Questo Omega tasso nero, non mi chiedete il numero, Barber Pole, eccezionale. Questo non è attivato. Vedete come si è chiuso? Ecco, l'esempio. Vedete come si è chiuso? Questo, attivato, sboccia, no? Così è chiuso perché è un po' di settimane che non lo uso. Quindi il mio giudizio è maiale sintetico per me. Poi ho anche i tassi, ma non mi danno quella soddisfazione, pur rispettando ovviamente chi adora il tasso. Non ho provato il cavallo, ma sarà uno dei miei prossimi pensieri, diciamo così. Bene, signori, io vi saluto, vi ringrazio di tutto, stiamo crescendo, state dandomi soddisfazione perché è bello fare queste cose qua, no? Poi alla fine uno lo fa perché gli piace trasmettere così l'entusiasmo per questa passione malata della rasatura tradizionale, insomma. E ci vediamo domenica per una rasatura che vi anticipo che sarà monotematica. Buon pomeriggio e buona barba a tutti.